Ciao amici di Bimbo Natura, benvenuti a questo nuovo episodio che parla dell'idroponia, un argomento che vogliamo iniziare ad esplorare perché secondo me offre delle possibilità veramente interessanti. E qui mi vedete alle prese con una mini serra idroponica. Guardate com'è costruito e cosa potete arrivare con molta facilità ad ottenere da questa piccola mini serra, che viene quasi venduta come un oggetto per bambini, e invece se viene, diciamo, utilizzato correttamente da noi bimbi natura, può diventare veramente un complemento, potremmo dire quasi fondamentale, in questo periodo in cui ci troviamo ad andare a creare le nostre piantine che poi andiamo a trapiantare nel terreno, nei nostri orti. Un'alternativa, diciamo, alla coltura nel vasetto. L'idroponia offre, diciamo, tempistiche più brevi, uno sviluppo radicale molto più, diciamo, potente rispetto a quello che avviene nel terriccio. E qui vedete l'altro oggetto, per darvi un'idea dei costi, la mini serra che abbiamo visto prima costa 8 euro nel negozio, mentre questo altro oggetto, credo che è la serie Vaxer, dedicata un po' così all'idroponia, 4 euro, quello da 8 vasetti che avete visto. Il concetto è sempre quello, vanno riempiti poi di acqua, dove le piantine rimangono in sospensione. Mi avete visto mettere l'argilla ventilata come fondo e poi la fibra di cocco che abbiamo visto nel primo video di questa serie dedicata all'idroponia, la fibra di cocco che ci va a servire come base di appoggio. E poi il semenzaio idroponico viene fornito anche di questo pratico imbuto e di un piccolo segnalatore di livello. E qui vedete una cosa che in anteprima vi sto mostrando. Certi esperimenti che stiamo facendo con l'acqua di mare. E qui aprite bene le orecchie, l'acqua di mare, mi sentirete in futuro parlare spesso di questo elemento potentissimo che è completo di tutti i sali minerali e i nutrienti e mi avete visto metterne all'incirca un 25% di acqua di mare ed il resto è acqua dolce, diciamo, dal rubinetto che è stata declorata, cioè lasciato evaporare il cloro. E quindi questa è la soluzione nella quale vanno a stare immerse le piantine, con i risultati che avete visto prima nella mini serra. Vi anticipo che in questo momento sto, diciamo, sperimentando i pomodori, che sono quelli che vedete adesso, che sto piantando nei vasetti, diciamo, un po' più grossi. Stiamo sperimentando i cipollotti, il prezzemolo, le biete da costa, che sono la bieta da costa è uno di quelli che maggiormente si presta all'utilizzo con l'idroponia e l'acqua, anche l'acqua salata di mare. Quindi direi che c'è parecchia carne al fuoco, come si suol dire. Anche qui vedete, alla fine si va a coprire con la fibra di cocco, un leggero strato, che poi si inzuppa per capillarità, si imbeve di acqua e a questo punto non resta che aspettare e vedere i primi risultati. Da quello che ho visto sino ad ora, le piantine di insalata le ho già trapiantate, diciamo, i primi risultati sono abbastanza promettenti. Poi ripeto, è un esperimento che ho appena iniziato e quindi lo vorrò seguire insieme a voi se avrete la pazienza e la cordialità di voler seguire i video. E qui per ultimo stiamo facendo invece un raffronto. Lo stesso giorno che ho piantato diciamo che ho iniziato questi due sistemi idroponici, ho voluto anche iniziare una coltura di pari caratteristiche, però semplicemente nella fibra di cocco e diciamo, nei tubicini di cartone della carta igienica, nei cilindretti, per avere un paragone e cercare di fare un po' le cose con un certo metodo. E con questo siamo giunti alla fine del video. Spero vi sia piaciuto, spero vi abbia appassionato ed entusiasmato come mi sta entusiasmando questo momento a me, Bimbo Natura. E con questo vi lascio un cordiale saluto e un arrivederci al prossimo video.